Vi ringrazio dell'invito, ringrazio innanzitutto il vostro vescovo Franco, anche nostro, nel senso che se un sacerdote è prestato ad altre diocesi rimane in qualche maniera legato, almeno idealmente, alla sua chiesa d'origine. Ringrazio Don Ciro e tutti voi. Gli dicevo che è un miracolo sradicare per un giorno i confratelli e le consorelle in questo periodo, soprattutto per le confraternite impegnate nella preparazione delle processioni, è un miracolo già avervi sradicato e portati qui in un luogo mariano. Qui non c'è l'immagine, diciamo, che noi veneriamo della Madonna Addolorata di estrazione di matrice spagnola, ma come avete visto già nel santuario c'è l'immagine della Pietà, cioè di Maria con ai piedi il Cristo già morto. Cominciamo questo cammino di Quaresima e vorrei aiutarvi con qualche piccola riflessione, diciamo, che aiuti a dare un'anima, che ci metta al riparo da pericoli che da lontano mi sembra di vedere più chiari, che le confraternite stanno vivendo negli ultimi anni. Io manco da 20 anni quasi, quindi, però certe realtà guardate da lontano hanno una definizione più nitida. Ma quello che è più importante è metterci veramente in cammino verso la Pasqua. Appena da pochi giorni abbiamo iniziato la Quaresima e abbiamo bisogno di essere rimotivati in questo cammino. In giro c'è tanta stanchezza per tanti motivi che ognuno di voi conosce. Questa stanchezza non deve essere un ostacolo alla nostra dinamicità, perché la Chiesa è un popolo in cammino verso la piena realizzazione del Regno di Dio. Comincio da questa distinzione, spero di essere semplice, ma al tempo stesso mi auguro efficace. E cioè non possiamo vivere senza la liturgia. Ora, nella nostra esperienza di Chiesa Cattolica abbiamo, direi, lo dico in una maniera riduttiva, ma insomma, spero efficace, due liturgie. Abbiamo una liturgia maggiore e abbiamo una liturgia minore. La liturgia maggiore, alla liturgia maggiore appartiene, diciamo, la tradizione più alta, quella con la T maiuscola, che riguarda l'annuncio della parola e i sacramenti. Quella è la liturgia maggiore a cui tutti dobbiamo fare riferimento. Poi, soprattutto nella nostra esperienza meridionale, c'è una liturgia minore, cioè forme liturgiche che non hanno la stessa valenza del sacramento, ma sono dei sacramentali, dove attraverso delle forme, con il sentimento, con le immagini, con i simboli, noi aderiamo con una sensibilità popolare all'evento della redenzione, che vi ricordo è l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione. Su questo ultimo punto le confraternite sono sempre, diciamo, un po' più indietro, perché l'esperienza delle processioni della Settimana Santa, per chi le organizzi e le viva, sono come una frenata nell'evento della morte e sepoltura di Gesù, ma il passaggio, che è quello decisivo, alla sua risurrezione non è più celebrato. Ricordo un confratello di una confraternita X, che adesso fa il giornalista al Fatto Quotidiano, che prima della sua conversione, perché bisogna convertirsi anche dentro le confraternite, Non tutti quelli che fanno parte delle confraternite sono veramente cristiani. Questa persona ebbe nel 2000 un momento, diciamo, di illuminazione, ma prima mi diceva:
il giorno più triste dell'anno per me è il sabato santo. Tutto è detto così, perché era finito tutto l'entusiasmo, la passione per preparare e poi celebrare, perché si celebra una processione, e dunque il sabato santo, il povero Fabrizio, avete capito che mi riferisco a lui, si trovava sguarnito di ogni motivo per andare avanti. E una volta che la processione è rientrata o in parrocchia o nella sede della confraternita, si comincia a pensare alla processione dell'anno dopo. Mentre c'è un evento centrale senza il quale quello che celebriamo nel giovedì e venerdì manca della testa, manca del suo glorioso epilogo, che è la risurrezione di Gesù, alla quale, ripeto, facciamo un po' di fatica ad aderire. Allora, liturgia maggiore, spero di essere chiaro, non devo fare una lezione, diciamo, liturgica. I confratelli, io vi lancio alcune domande, partecipano alla liturgia maggiore? Perché chi partecipa alla liturgia maggiore ha elementi per animare una liturgia minore dove, ripeto, l'adesione emotiva è molto più forte, perché a differenza della maggiore, la minore ha tanti simboli, ha tante luci, ha tante attenzioni, ricordi, canti, inni che si susseguono, per cui parla di più al nostro cuore. La liturgia maggiore invece è essenziale, è per certi aspetti anche scarna, e dobbiamo mantenerla così proprio perché abbiamo la possibilità, si ha la possibilità, laddove ci siano delle tradizioni o laddove se ne possano creare altre, di vivere una liturgia dove partecipiamo, diciamo, con la nostra missione ricevuta il giorno del battesimo. Faccio un esempio di liturgia minore a cui forse non state pensando in questo momento. Durante il lockdown, per la prima volta nella storia, noi siamo stati privati, per ovvi motivi di contagio, di pericolo di contagio, dalla liturgia maggiore. Ma in tante case, anche nel Triduo Pasquale, che forse è stato in assoluto il momento più doloroso di astinenza dalla liturgia maggiore, noi abbiamo vissuto dei momenti di preghiera dove c'erano dei simboli, dove la famiglia era riunita, dove c'era un crocifisso con un lumino acceso. Ecco, quello è un esempio di liturgia minore. Ci siamo fin qui? Spero di sì. Ecco, adesso si tratta di capire come animare le liturgie minori, all'interno delle quali si inseriscono anche le vostre processioni, senza che, questo è il pericolo, senza che quello che organizziamo e viviamo abbia una deriva folcloristica perdendo la sua matrice. Questo è stato ed è ancora di più il grande pericolo che le confraternite vivono. Apriamo una piccola parentesi, ma questo lo sapete meglio di me. Le confraternite sono la prima in assoluto, la prima forma di aggregazione laicale nate all'interno della Chiesa, San Filippo Neri o San Carlo Borromeo, altri santi hanno sentito il bisogno che anche dei laici ai loro tempi si organizzassero, perché non so, il clero o gli ordini religiosi avevano i loro momenti di formazione di preghiera e quindi hanno dato origine alle confraternite. Guardate sempre il passato per capire come stiamo camminando, perché poi tante di queste confraternite, anche questo dovreste saperlo a menadito, sono nate anche con una finalità caritativa. Adesso immagino che Don Ciro guardi i vostri bilanci. Quanto
in percentuale dei vostri bilanci, per essere molto concreti, ha la voce carità, forme di carità, di assistenza, rispetto alle somme investite, se poi aggiungiamo tutto il tempo e le energie, investiti per le processioni. Perché se manca la carità, manca uno dei tre pilastri fondamentali della Chiesa, perché la Chiesa ha tre pilastri: la parola, i sacramenti e la carità. Ecco, chiudiamo la parentesi, diciamo più di ordine storico. Che cosa ho visto già nei miei anni? Ripeto, sono passati tanti anni da quando ho perso di vista, ma di polso, le confraternite, soprattutto quelle della penisola, che insomma girano, rigirano, si incontravano, si scontravano nelle processioni. Le cose più difficili erano le riunioni al comune. Nel nostro comune c'erano tre parrocchie, tutte e tre con varie processioni, quindi anche per l'ordine pubblico fare in modo che si scorresse senza scontrarsi era un problema anche quello. Che cosa ho visto già quando ero parroco? Che c'era una esigenza, quella la riconoscevo, non so se più la riconosco adesso, una esigenza di dare ai gesti un contenuto. Ripeto, c'era l'esigenza di dare ai gesti, tu porti la corona di spine, tu canti il miserere, tu canti l'inno, tu canti questo, quell'altro, tu porti il lampione, 10 lampioni, 50 lampioni, 100 lampioni, 500 lampioni. Ma tutto questo da dove parte e quale significato ha, non solo come rappresentazione? In fondo le processioni sono una ripresentazione, liturgia minore, dell'evento che noi celebriamo nella liturgia maggiore. Quindi ricordo che c'era un desiderio di spiritualità, parlo in particolare negli anni 90. Ecco, quella mi sembra una, diciamo, data, ovviamente del secolo scorso, una data in cui si cominciò a sentire l'esigenza: sì, portiamo il lampione, ma ha qualcosa in comune con la candela battesimale? Portiamo questo o quel martirio, come si dice in termini tecnici, cantiamo questo o quell'inno, ma che significa, come lo vivo e quanto questo ha incidenza nella mia vita una volta che siamo rientrati dalla Chiesa dalla quale eravamo partiti. Così, da lontano mi sembra che questo afflato spirituale, anche per ovvie condizioni mutate nel nostro mondo, nella nostra società, oggi sia piuttosto esiguo come desiderio. Cioè desidero che questa liturgia minore, che si chiama processione, sia un gesto della fede, e un gesto della fede che è memoria, è un tra virgolette memoriale anche la processione, ma se ha una qualche incidenza nel mio vissuto e nella mia vita spirituale. Notavo anche che sorgevano delle forme nuove. Faccio riferimento sempre al 1990 circa, forse qualche anno prima, a una organizzazione liturgica dell'uscita delle processioni, no? Potrei anche dirvi da dove è nato, ma sarei campanilista. Diciamo che è nata questa cosa: prima ci stava il priore che dal microfono diceva due lampioni, il gallo, quando ero bambini il gallo si ubriacava, vero, e si metteva sul piatto d'argento. Poi è diventato imbalsamato, questo per dirvi che poi i ricordi sono tanti. Quello che prima era un elenco per far uscire in ordine le
processione cominciò a diventare una liturgia. Fin qui niente di male. Io stesso ammiravo, diciamo, da parroco la regia di certe uscite che avevano una dimensione di annuncio, oltre che una certa, ma la liturgia minore ce l'ha sempre, spettacolarità. Questa cosa ha cominciato a contagiare altri, finendo col diventare, vediamo, chi è il più bravo. Allora, una certa emulazione in queste cose va anche bene, però non deve poi diventare una gara. Erano cose che già vedevo allora. Come vedevo che ogni anno si aggiungevano cose. Quindi sto parlando di esperienze concrete. Quindi se l'anno prima avevamo portato 50 lampioni, l'anno dopo dovevamo portarne 60, se i componenti erano del coro erano 200, dovevano diventare 300, ma mi riferisco non tanto al numero delle persone quanto ai segni. Quando i segni diventano troppi si ha l'effetto contrario. Impariamo dalla liturgia maggiore, così scarna, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, lo diciamo da 2000 anni, non è cambiato niente, neanche una virgola. Invece nella liturgia minore ognuno, non so, mi ricordo un anno chi era stato in Terra Santa aveva portato una pietra, quindi si portò anche quella pietra, e poi se la confraternita, diciamo, vicina aveva escogitato un altro segno, i segni devono essere segnali altrimenti non servono, allora anche noi se ne aveva trovato uno l'anno dopo noi ne avremmo messi 2, 4, 6. Capite che questa cosa finisce con l'esplodere, questo vedo chiaro. Cioè, se dobbiamo mettere in questo contenente sempre cose nuove, finiremo con l'esplodere come chi mangi continuamente e finisce in anoressia o in bulimia, meglio. Forse, direi alle confraternite, quindi sono libero, magari essere fuori mi dà la libertà di dire delle cose anche dolorose, forse bisogna cominciare a togliere delle cose. Quindi se prima i lampioni, che è un po' un totem delle confraternite, se i lampioni erano d'argento, se venivano dalla Spagna, se ne avevamo comprati altri due vasculanti, queste sono tutte le malattie, potrei fare scrivere un'enciclopedia sull'argomento, però questa diventa una gara, non c'entra niente con la fede. Chi è stato più bello, chi è stato più bravo, qual è il miglior miserere, quale processione è sfilata senza intoppi, senza mai fermarsi, senza... Ecco. Sono stati anche tempi in cui quando si incontravano le processioni si scontravano su chi doveva passare per primo. I più anziani fra voi ricorderanno questi episodi, che non hanno nulla a che vedere con la fede, anzi diventano una controtestimonianza. Allora l'invito è, anziché aggiungere, e diventa uno zibaldone poi la processione, uno zibaldone, cioè ci aggiungiamo tutto quello che raccogliamo in giro e cominciamo a togliere. La spiritualità è l'arte di togliere. Il padre canta la messa, Carlo Cardinale, dice, rubando a Michelangelo la definizione della scultura, Michelangelo dice che la scultura è l'arte di togliere, lui dice la spiritualità è l'arte di togliere delle cose. D'altra parte, abbiamo cominciato la Quaresima, spero che abbiate fatto qualche fioretto, qualche penitenza da mettere in atto, che è proprio togliere. Allora,
inviterei caldamente i priori, i governi, come si dice con un termine insomma, un po' enfatizzato, a dire quest'anno cosa togliamo dalla processione, perché qui non si tratta più di aggiungere ma di togliere, e se c'è una cosa da aggiungere è la dimensione spirituale, cioè quelli che cantano il Miserere, il Salmo 50 lo conoscono, magari lo conosceranno in latino, ma non sapranno pregarlo in italiano dal momento che lo cantano sempre nella lingua, diciamo, ufficiale della Chiesa. Ma non significa che lo conoscano, non significa che conoscano, non so, la storia di Davide, da cui probabilmente è stato originato questo Salmo, non ne conoscono tutte le dinamiche interne, per le quali dovete chiedere ai vostri padri spirituali, quasi sempre i parroci, di darvi delle indicazioni spirituali, assistente spirituale. Adesso vedo soltanto Tonino, se lo riconosco bene. Ovviamente è sabato, allora hanno tante cose da fare, ma dovete chiedere con insistenza, non sempre siete, come dire, docili a quello che i parroci vi indicano, dovete chiedere, vogliamo in questa quaresima che voi ci guidiate sui pilastri che tengono questa liturgia maggiore, che altrimenti precipita in un'altra cosa. E quest'altra cosa si chiama, lo potete vedere in Spagna, diciamo nella maniera più macroscopica, diventano solo delle manifestazioni folcloristiche, cioè la fede non c'entra niente. Allora la processione, quando diventa, dico la processione per dire qualsiasi manifestazione che la confraternita organizzi, diventa un evento folcloristico, allora è diventato un elemento museale. Anche le nostre chiese rischiano, se non ci impegniamo a fondo, di diventare musei in futuro. Qui c'era una parrocchia, qui si faceva, qui questa statua, la statua dell'Addolorata, perché che cosa sarà venuto a mancare? Semmai, speriamo di no, qualche nostra chiesa dovesse diventare un museo, è venuta a mancare la fiamma. Ieri sera guardavo la, diciamo, una cosa molto prosaica, lo scatolo in cui mandano le pizze a casa. Allora ci stava la pizza, poi c'era la mozzarella, poi c'è il basilico, poi c'è il pomodoro, l'olio, il sale, magari un po' d'origano, che manca. Il fuoco, perché se non c'è il fuoco, a pizza capumma rola in coppa, dicevano una canzone quando io ero ragazzo, sì, può essere pure, non so, la migliore mozzarella, Perrusio, Michelangelo, ma se non c'è il fuoco rimane indigesta. Adesso cos'è il fuoco? In quello che voi state organizzando è la fede. Alza mattina, per noi che abbiamo il vizio di fare l'ufficio delle letture, c'è Mosè che al capitolo 3 dell'Esodo incontra Dio in un roveto ardente. Allora le confraternite ardono non di fare bella figura, non di sfilare con gli abiti senza neanche una piega, non di strafare, ma ardono del fuoco della fede. Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Questo richiede due cose, carissimi confratelli e consorelle: la formazione e la preghiera. La formazione e la preghiera.
La formazione è la possibilità che abbiamo di ritrovarci oltre le cose da lucidare, oltre la cera liquida da mettere, oltre l'ordine, oltre le sedute fino a notte tarda nelle sedi confraternali, che ci fermiamo e ci diciamo: ma quello che stiamo per fare si collega in qualche maniera alla liturgia maggiore? Che significa? Quale storia noi andiamo raccontando? Un filosofo dice che l'uomo è un animale simbolico. Questa espressione imparatela, perché sulla religiosità popolare è come se la spiegasse. L'uomo è un animale simbolico, cioè ha bisogno di simboli. Però questi simboli devono essere un rimando a. Quando il simbolo non rimanda più alla realtà significata, allora quella realtà è morta, che non quella che si vuole rappresentare, ma quella che è nel cuore del confratello o della confraternita, e viene a mancare l'olio per le lampade. Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Se voi guardate certe foto degli anni 40, degli anni 50, delle poche foto che si possono trovare, in quei tempi non c'erano tanti strumenti e neanche tanti soldini, voi vedete delle persone che pregano dietro la statua del Cristo morto o quella dell'Addolorata con pochi segni. Adesso non dico che dobbiamo tornare ad allora, ci siamo evoluti, gli abiti, i medaglioni d'argento, i cordoni, tutto quello che è il labaro è, diciamo, rischia di diventare un totem della confraternita, anche se c'è la croce e il crocifisso, il labaro. Perché non è importante quello che c'è davanti, è importante quello che c'è dietro, il pannetto, se è bianco, se è rosso, se è viola, se è azzurro, se è ricamato, se è del Settecento. C'è bisogno di formazione. Negli anni Ottanta la CEI pubblicò dei criteri di ecclesialità per i gruppi, vale anche per le confraternite. Io penso, Franco, che se noi passassimo, diciamo, al vaglio di quei criteri, tante nostre associazioni, anche grandi, anche noi dovremmo dire: voi non siete un'associazione ecclesiale, perché o manca la liturgia, o manca la formazione, o manca la comunione con i pastori. E allora è come se stessimo diventando un club, un'associazione magari anche legalmente riconosciuta, con tanto di rogito, di documento notarile, ma che non dice appartenenza alla Chiesa, perché noi quello che facciamo lo facciamo sempre dentro e celebrando un'appartenenza alla Chiesa. Questo non possiamo capirlo se non siamo in un cammino di formazione, e la formazione non finisce mai. Anche se ho 80 anni, 90 anni, quello che ho appreso ieri ho bisogno che qualcuno me lo rispieghi con le parole di oggi, in modo tale che io aderisca pienamente alle cose che credo, e a quel punto anche portare un lampione. Ricordo un periodo in cui c'era il problema se andare con il cappuccio calato o quello alzato. C'erano alcuni che vanno a farsi i capelli, le permanenti, eccetera, per fare per scorrere come in un defilé di moda durante le processioni. Ma anche portare un lampione diventa una espressione di fede che mi fa bene. E camminando scopro che l'uomo è in cammino, che la Chiesa è in cammino, che sono in cammino anch'io, che in questo cammino ho bisogno di un pastore,
cioè di uno che vada avanti e mi indichi la strada. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, Salmo 22. Quindi abbiamo bisogno di formazione e abbiamo bisogno di preghiera, perché i vostri antenati, che non capivano niente di latino, me li ricordo da bambino, recitavano a modo loro l'ufficio dei defunti, perché tante confraternite sono nate anche come con la finalità di seppellire i morti, pensate ai tempi di peste, o di accompagnare i defunti al cimitero, e recitavano in latino, senza capire niente, l'ufficio dei morti. Era un modo di pregare. Adesso noi diciamo, quelli dicevano, facevano degli strafalcioni sulle desinenze latine, però volevano unirsi alla liturgia della Chiesa e lo facevano nella loro semplicità. Mi chiedo, quel gesto oggi da che cosa è stato sostituito? Cioè i confratelli, le consorelle si riuniscono per pregare, e questa è la forma, diciamo, comunitaria, partecipano alla liturgia parrocchiale e poi hanno una vita di preghiera personale. Ora, senza tutto questo, è come se questo albero stesse rinsecchendo e diventerà senza neanche una goccia di linfa. Quindi, dal nostro punto di vista, potrebbe non avere futuro. Attenti, che chi vi dice questo è convinto che la religiosità popolare sia per noi una grande opportunità. Quando mi sono trovato a parlare con alcuni vescovi del nord, dove non esistono né processioni né associazioni, niente, la sola prologo e le feste dell'unità di una volta, mi dicevano: tenetevele strette queste tradizioni, perché noi siamo chiusi nelle nostre chiese, nell'impossibilità di porre un gesto esterno davanti alla città che annunci la fede, la processione e anche questo. Voglio dirvi che non vi parla uno di quei preti post-conciliari che avrebbero cancellato con un colpo di spugna tutta questa grande eredità, questa foresta che è la religiosità popolare. Ma sapete che anche la foresta ha bisogno di essere potata, bisogna tagliare il sottobosco, altrimenti arriva il caldo, c'è un incendio e si brucia tutto. Quindi tutto quello che è vivo ha bisogno d'essere curato, d'essere potato. Ci sono alcune cose che non tengono più, ci sono cose nuove da introdurre, e non mi riferisco ai simboli, ma alla vita confraternale, perché questa forma possa rifiorire in maniera nuova. Adesso mi rendo conto che questa liturgia minore, che sono le processioni della Settimana Santa, che hanno la loro utilità perché raccontano per le strade, dovrebbero avere un qualche addentellato con la liturgia maggiore, perché nel Triduo Pasquale noi viviamo il momento più importante dell'anno liturgico. Cosa ero riuscito ad ottenere allora da parroco? Che nella liturgia della croce del Venerdì Santo venissero, non tutti, non al completo, ma alcuni componenti delle amministrazioni delle confraternite. Era un modo per dire: noi stiamo per uscire, ma da dove? Ma questa processione da dove nasce? Non può nascere dal nulla, nasce sempre dalla liturgia maggiore. E allora Michele, che sta qui, che si ricorderà molto bene, ma queste processioni del giovedì santo sera o della notte tra il giovedì e il venerdì, che erano nate come visite agli altari della Reposizione. Questo è il motivo che le ha originate. Poi c'è entrata la Madonna Addolorata, poi ci abbiamo messo i martiri, ci abbiamo messo i miserere, abbiamo fatto delle fotocopie di quella del venerdì. Va bene. Ma chi partecipa ovviamente
alla processione, difficilmente, perché poi ci si prepara 2 ore prima, ci sono gli stati generali, ma almeno un gruppo che dica noi rappresentiamo tutti alla liturgia della messa in cena Domini. Poi dopo, insieme con tutti gli altri, andremo cantando, non so, l'inno del pane, visitando le chiese dove ci sono gli altari della riposizione. Poi alla fine chi entra, come sapete, sono solo, diciamo, solo il governo. Ma il senso è: partiamo dalla messa in cena Domini e questa ne è come un'appendice. Ma se all'appendice manca la sorgente, capite che questo moncone può andare da qualsiasi parte e imbarcarsi, ma non avere alcun collegamento, perché la liturgia minore, quando non è collegata con quella maggiore, rischia di morire. Idem il Venerdì Santo, e cioè se le processioni, e queste sono un po' più, diciamo, consuete quasi in tutte le parrocchie, se le processioni del Cristo morto e della Madonna addolorata non hanno un qualche collegamento con la celebrazione, la solenne azione liturgica della croce, della passione e morte di Gesù, allora anche qui abbiamo una sconnessura, cioè qualcosa che non è più connesso, perché per pochi eletti facciamo la liturgia in chiesa, poi dopo viene il bello. No, la liturgia maggiore dà il cuore e il là, la tonalità, alla liturgia minore, che è la processione del Cristo morto. Ecco, vi ho voluto dire queste cose e concludo, perché il rischio che da lontano vedo è enorme, enorme. Se i priori, se i padri spirituali, se i componenti dell'amministrazione, il primo assistente, il secondo assistente, il tesoriere, eccetera, eccetera, il maestro dei novizi, tutti i temi che abbiamo raccolto dall'esperienza monastica, se ci fate caso, non si interrogano e non danno una svolta adesso, perché ritorni la spiritualità nella vita confraternale, o avviene adesso, o veramente questo moncone si stacca e sarà una nave senza nocchiero. Voi venite dal mare, ma io adesso sono 18 anni che vivo in mezzo alle montagne, una barca senza vela, senza possibilità di attraccare da nessuna parte. Alcuni martiri nei primi secoli venivano martirizzati così, messi su una nave senza timone, senza vele e abbandonati alla deriva. Alcuni sono arrivati in Campania proprio grazie a questo espediente, che doveva essere un espediente di morte, ma poi diventò di vita. Quindi attenti, perché possiamo finire in queste secche. Allora dovete chiedere con insistenza. Possiamo anche essere di meno, ma quelli, diciamo, ardenti devono vivere una vita di fede, formazione e preghiera, poi aggiungerete la carità, tra l'altro sono anche i capisaldi della Quaresima, se ci fate caso, in modo tale che riusciamo a contagiare anche quelli che vengono all'ultimo momento a prendersi la veste. Alcuni, pensate, sbarcavano per partecipare, è una cosa molto bella, parlo di molti anni fa, alcuni progettavano il loro lavoro, allora si stava 6 mesi a bordo, non 15 giorni, un mese qui, un mese là, 6 mesi, ma progettavano il loro diario di lavoro per essere presenti
E ricordo anche cose molto belle, cioè di giovani, non di anziani, di giovani, che trovandosi lontano sul ponte della nave inscenavano, ovviamente in maniera molto povera, però era bello che per loro vivere lontani da casa e dalla propria comunità nei giorni della Pasqua significava non poter vivere questa meravigliosa liturgia minore, e allora la inscenavano con quello che riuscivano a mettere insieme a bordo. Questo per dirvi che poi c'era una grande partecipazione, una grande sensibilità. Non facciamo i cantori dei tempi andati, oggi siete più accessoriati, attrezzati, perché le cose vadano non bene, ma benissimo. Ma questo richiede che ci tiriamo fuori dalle nostre conventicole, che sono le sedi delle confraternite, e andiamo a bussare in parrocchia. In parrocchia, dove è cominciata la Quaresima, noi vi potrei chiedere: avete partecipato alla celebrazione delle ceneri? Potrei chiedervi: ma nelle settimane della Quaresima andate a messa la domenica? Ma la confraternita, non dico tutti i partecipanti delle processioni, vive un'esperienza penitenziale con la confessione sacramentale? Queste sono le domande elementari, ma che sono all'origine di una preoccupazione, e cioè che a furia di lucidare i lampioni scopriamo che sono spenti. Io vi auguro che siano accesi, accesi come i vostri cuori. Attenzione, c'è una grande sfida, e ripeto e concludo, riassumo. La sfida è ridare anima a questa liturgia minore, che sono le processioni, attingendo, creando dei contatti con la liturgia maggiore, in modo tale che tra 10 anni, ma forse anche meno, queste manifestazioni non abbiano a diventare solo delle espressioni folcloristiche, dove si arriva anche da lontano, gli alberghi della penisola si riempiono, perché bisogna vedere. La processione non è da vedere. Io ho sempre sognato, e vi lascio con questo sogno che avevo da parroco, che lungo i bordi, lungo i marciapiedi, non ci fosse più nessuno. E non perché stavano cenando a casa, facendo le pastiere, i casatielli e tutto la baradown culinario legato alla Pasqua, perché stavano tutti dentro, camminando, pregando, cantando, facendo silenzio, piangendo sotto i cappucci, che ho sempre sognato che fossero bagnati di lacrime e non vedetemi come sono bello. Tra l'altro, in quegli anni, rilancio una sfida a Don Ciro, se ti ricordi Don Ciro, pubblicammo una serie di piccole riflessioni su alcuni simboli processionali. Il libretto edito da Di Mauro si intitolava Prima che sorga l'alba, credo che sia del tutto scomparso. C'erano lì, in maniera un po' sbarazzina, alcuni elementi che ridavano ai confratelli che stavano in processione uno spirito ed una spiritualità. Al di là, diciamo, potrebbe essere un'autocitazione, ed è sempre brutto farne, e io mi auguro che anche questo sostare all'ombra di questo meraviglioso santuario della Madonna di Castelpetroso possa aiutarvi a dire: torniamo e accendiamo gli animi dei nostri confratelli e delle nostre consorelle. Buona Quaresima.